Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Questi qua sono i miei capelli che ci ho messo 3 giorni per decidere di lavarli perché non ho voglia, già il tempo fa schifo e quindi io proprio voglia zero di lavarli. Allora mi sono preparata in frattempo una maschera per i capelli, ci ho messo dell'acqua e 2 pezzi di limone, l'ho lasciate bollire bene, poi ho triturato e il tutto. Scusate per la qualità del video ma andava un po' di fretta. E ho aggiunto 4 cucchiai di amido di mais. Se non avete l'amido di mais, potete utilizzare l'amido di riso. Questa maschera va benissimo per i capelli, tutti i tipi di capelli, anche i capelli secchi. Super idratante, lascia i capelli super brillanti, lucidi e super idratati. E va benissimo anche per il viso. Questa maschera è meravigliosa contro il brufo, le macchie, punti neri. È una maschera bellissima, infatti l'ho usata anche la sera. Per renderla più densa l'ho messa sul fuoco per 2-3 minuti, come vedete è diventata come una crema pasticcera. Allora sono andata a applicarla sui capelli, l'ho applicata di notte e l'ho lasciata agire tutta la notte, così il giorno dopo sono obbligata a lavarmi i capelli. Non so se siete anche voi come me così disperati quando volete lavarvi i capelli, per me è un incubo, perché comunque devo, quando dopo lavati devo per forza star lì a fare trattamento, a pettinare, perché se non riccio non viene bene, e quindi per asciugarli devo stare attenta come appoggio la testa, anche se appoggiarla sul cuscino devo stare con la testa a penzolone appoggiando solamente il collo così non si rovina il riccio. Adesso comincio col lavoro vero. Lavate i capelli, adesso tolgo via tutto, prendo dell'olio essenziale di lavanda e metto dentro questo balsamo che sono non si risciacqua di Lola Cosmetics, che è buonissimo per i capelli ricci. Metto 3 gocce di lavanda perché voglio che i miei capelli profumino di lavanda, perché io adoro il profumo di lavanda. E cominciamo! Io comunque pettino i capelli nella doccia, metto abbastanza balsamo, io il balsamo compro il contenitore grande dal Consum e li pettino sotto la doccia perché per me è molto più comodo. Adesso vado a separare metà i capelli perché voglio mettere il colore di Crazy Color di punta perché hanno perso tantissimo il colore e stanno diventando color paglia o mille colori, quindi decido di dargli un pelino di omogeneità. Adesso invece comincio a separare i capelli. Questa tecnica la faccio una volta ogni tanto, non è che la faccio spesso, e quando voglio proprio che i miei capelli siano belli definiti. Allora pettino la parte dietro, ho messo il gel di Bamboo, che questo gel non è specifico per i capelli ma per il corpo e il viso, ma io uso quasi tutto anche per i capelli, è molto idratante e mantiene la forma dei capelli. Io non uso la schiuma, non uso gel, non uso niente per i capelli, quindi preferisco che rimangano al naturale, quindi uso cose alternative che non seccano tanto il capello. Come vedete metto il gel e poi pettino appoggiando i capelli al bordo del pettine, come vedete, così viene un bel riccio, e questa tecnica la userò su tutti i capelli. Thank you.
dopo il rock and roll li lascio, che li faccio asciugare al naturale, non uso né foni né niente. Mi ho fatto asciugare i capelli al naturale, come vedete, perché c'è una giornata brutta, però non fa freddo, quindi sono uscita senza asciugarmi i capelli né niente. Adesso vado a dargli volume, perché a me piacciono voluminosi, sono belli anche così, però dalle più forma. Allora prendo questa cosetta qua che uso per separare le ciocche interne e soprattutto anche separare quelle esterne per darmi volume. Questo cosetto qua lo trovate, se siete qua in Spagna lo trovate al Mercadona, costa 1,50 euro. Le separa le ciocche, però nello stesso momento non rovina il riccio come facciamo magari con le dita. Ok, guardate la differenza, come aumenta il volume. Comunque ho fatto comunque il tocco di colore di Crazy Color, che mi ha dato comunque il colore rosso, però sto pensando di lasciare proprio crescere i capelli e lasciare il mio colore originale. Se vi piace l'idea fatemelo sapere, perché non so, sono indecisa o tornare rossa come ero prima o lasciare proprio far crescere i miei capelli e tornare scura. Non lo so, consigliatemi per favore, perché io non lo so. Guarda, io adoro il rosso perché mi dona tantissimo, ma nello stesso momento voglio dare una pausa ai capelli, ma no, non lo so, aiuto! Comunque, bella gente, per le persone che mi vedono per la prima volta, mi raccomando, sostenetemi con una iscrizione, con un like, e lasciatemi un commento. Per qualsiasi richiesta o informazione sono a vostra disposizione. Seguitemi su Instagram e Facebook, perché tra un mese farò il risultato di l'aggeggino, questo qua, contro i brufoli, e vediamo se c'è qualche cambiamento di questo lato per la produzione del collagene. Bella gente, grazie mille, buona giornata e alla prossima. Ciao belli!